fare una cosa bellissima. So che lo volete fare anche voi, ma sto per svegliare Matti. Voi ora mi chiederete: come fai ad essere così svegli alle 3 di notte? Vi svelo un segreto. Ho appena mangiato un cornetto caratella. Era buonissimo. Però dobbiamo fare piano, non dobbiamo svegliare Matti, che sta dormendo beato nel letto. Come vedete, non siamo a casa nostra, ma siamo in hotel, perché ieri abbiamo fatto una cosa speciale. Però io mi sto annoiando, è ora di dare una svegliata a Matti, che sta dormendo da più di 2 ore. Guardate quanto è bella questa camera d'hotel, e lì c'è Matti, sì, che sta dormendo. Sapete come si sveglia Matti? Ve lo faccio vedere subito. Buonanotte Matti, non sto per fare niente, tranquillo. Dov'è? Eccolo, questo è il suo piede. E ora andremo a cantargli una canzoncina. Ciao piccolo piede. Attenzione, attenzione, è arrivato il primo tour di spettacoli di Nino e Matti. Prendete i vostri biglietti su Ticket One prima che finiscano. Ciao piccolo piedino, sei molto carino. Sei molto carino. Che cos'è? Matti, buongiorno, sono le 8. Sono le 8? Sì. Sono le 3. Ah, ma avrò confuso le 8 con le 3, sai, alla fine sono simili quei numeri. Perché mi hai svegliato alle 3 di mattina? Per fare una cosa bellissima che facciamo sempre in hotel e che non vedevo l'ora di fare. Dormire? No. Il nascondino! Il nascondino, Nina, ma tu sei tutta impazzita. Il nascondino alle 3 di notte, no, io devo dormire, non mi interessa, ciao. Ti? Vengo a cercare. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5. Per fortuna Matti ha deciso di giocare a nascondino e io mi nasconderò con il nostro bellissimo libro. E sapete qual è il mio primo nascondiglio? Esatto, proprio l'armadio. Vi sembrerà banale, però è il nascondiglio più bello del mondo e è molto spazioso. 7, 8, 9. Andiamo ad aprire, guardate, è gigantesco e ha anche la cucina. Quello sarà il mio posto. Questo lo appoggio qui e mi vado a mettere dentro. Oh, si sta chiedendo tutto. È un po' buio. Ciao. Forse ho paura del buio. 10, sì, dopo 9 c'è 10. Ma non posso io fare questi nascondini così da sonnambulo, cioè sono le 3 di notte. E se ci fosse qualche fantasma qui? Insomma, io ho un po' di paura, nel senso, potrebbe esserci un fantasma nell'hotel alle 3 di notte. Lo sapete, no? Quelle leggende che se vai nei corridoi degli hotel compaiono i fantasmi. Ecco, beh, proprio quelle. Insomma, essere rapiti da un fantasma alle 3 di notte, il giorno prima dell'uscita del libro, non mi sembra per niente un'ottima idea. Na. Quindi Nina, ti prego, fatti trovare subito ed evitiamo qualsiasi tipo di inconveniente, ok? Qui nel bagno non c'è nessuno, ci sono solo io che mi ripeto infinite volte. Wow, che bello. E qui ci sono io ancora una volta, ciao. Beh, c'è da dire una cosa, la stanza dell'hotel Falsacchiotti in realtà è finita, non è che sia chissà quanto grande, quindi Nina, mi puoi dire dove sei nascosta? Perché io non ci sto capendo più niente. Credo di aver capito. Si è messa dietro la spalliera del letto. Vedete che qui c'è uno spazio? E questo spazio l'ha occupata Nina. Ah, no, non c'è niente qui. Bene, bene, bene. Vuoi tirare fuori me il vero campione del nascondino, eh? Ok, ok. Sappi che farò qualunque cosa per trovarti. E Falsacchiotti, ricordate di lasciare un mi piace e di taggarci su Instagram se andate in libreria a comprare Nina e Matti il portale magico domani. Vediamo un po' cosa c'è qui. Una cassaforte. Magari è nella cassaforte, Nina. No, niente cassaforte. Qui ci sono solo scaffali e qui c'è anche il frigo bar con tantissime bibite buone. Ma Nina, purtroppo non è una bibita. Ragazzi, Matti ancora non mi ha trovato, però ho aperto un po' l'armadio perché voglio farvi vedere una cosa. Qua vicino al nostro libro ci sono delle bellissime ciabatte rosa, che ora mi metterò ovviamente, perché io sono una principessa e mi merito delle ciabattine dell'hotel carinissime. E voi quando andate in hotel non vi mettete sempre le ciabatte che vi danno? Io sì. Eccole qui, si intanano pure al mio vestito. Però ora chiudiamo di nuovo. Ciao. Sto
cercando di capire se sopra di me ci sono delle stanze nascoste. Ma siamo in un hotel, quindi credo sia impossibile. Però, aspettate, lì c'è un buco. No, scherzo, non c'è niente. A questo punto abbiamo visto questa. Proviamo a vedere questa, no? Ah, niente, niente di niente. Aspettate un attimo, ma qui c'è il libro. Non ci posso credere. Ninna aveva nascosto il libro qui. Ho visto un braccio o sbaglio? Ah, no, non ci posso credere, era solo un vestito appeso. Uffa, però. E questo vestito indossa anche delle ciabattine rosa dell'hotel. Beh, vabbè, ok, ho capito, qui non c'è niente. Ovviamente no. Stavo scherzando. Non sei stata trovata. Però ci hai messo tantissimo, quindi mi reputo ancora la regina del nascondino. Sì, però intanto questo ce l'ho io. No, ce l'ho io. E adesso mi vado a nascondere con lui. Ciao. Mi raccomando, conta bene. Ciao, ciao. Ti troverò presto, Matti. Ricordatelo. E questa volta non voglio nemmeno parare. Non guarderò dove andrà. O meglio, più o meno non guarderò. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8. Falsacchiotti, venite con me. Shh, che abbia inizio il piano notturno di Matti. Guardate dove mi trovo. Siamo in giro per l'hotel. E sto sentendo anche dei strani rumori. E questo è molto strano. Sono le 3 di notte. Vabbè, comunque, ho deciso di nascondermi qua. Così Ninna non potrà trovarmi. E finalmente vincerò io il nascondino. Sonno. Così quasi mi metto un po' nel letto. Così faccio credere a Matti che è più bravo di me a nascondersi. Guardate, è così comodo, non posso sdraiarmi un secondino. Proprio un secondino. Oh, che bello. È così comodo. E quanto mi mancava poi il piumone. Buonanotte. Che ne dite se ci andiamo a fare un giro per l'hotel? Tanto Ninna ormai non mi troverà, ne sono sicuro. Guardate cosa c'è scritto qui. Stanza 127, 162. Andiamo da questa parte. Shh. Andiamo. Ed ecco il corridoio. Oh, oh. Cos'è quello? Ehi, ma cos'è quello? Oh, oh. Come si apre? Apri. Cosa ho appena visto? Andiamo! Aiuto! Matti? Ma che ci fai tu qui? Ti stavo cercando, non eri sotto le coperte, però ora sì, quindi trovato. Aspetta un secondo, ma tu non mi stavi cercando? Sì. Però ho sentito un rumore strano sotto le coperte. Davvero? Io invece ho vissuto l'esperienza più spaventosa della mia vita. Che vuol dire l'esperienza più spaventosa della tua vita? Beh, diciamo che per riuscire a vincere questo nascondino sono uscito dalla stanza dell'hotel. Hai barato! Sì, il problema è un altro. È che mentre tu mi dovevi cercare, sono andata a fare un giro per tutto l'hotel. E sono arrivato in un corridoio in cui, ho visto... Cosa? Credo di aver visto un fantasma. Un fantasma? Sì, la famosa leggenda del fantasma alle 3 di notte. È vera. Dai, Matti, lo sai che i fantasmi non esistono e che era tutta tua immaginazione. Non fare il pappamolle. Io non sono un pappamolle. Sì, è vero, probabilmente potrei essermelo immaginato. Anche perché sono ancora assonnato, dato che qualcuno mi ha svegliato di notte. Però ora tocca a te contare, quindi a dopo. Ti prometto che non uscirò mai più dalla stanza di hotel di notte. Sì, lo prometto. 1, 2, 3. Oh, non riesco neanche a chiudere gli occhi per la paura che ho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sto arrivando e ti prego non dirmi che sei uscita. Ragazzi, mentre Matti sta contando, io ho un nascondiglio infallibile. Vedete questa porta? Se la apro, non c'è niente. È solo un buchettino che collega due camere. E io mi nasconderò proprio qui. Ciao Matti, non mi troverai mai. Chi scommettete che riuscirò a trovare Ninna in un solo colpo? Venite con me, guardate. Ninna avrà sicuramente utilizzato la tattica di nascondersi due volte nello stesso posto. Perché penserà, mi sono nascosta qui prima, quindi Matti non penserà mai che sono di nuovo qui. E invece, mia cara Ninna, mi dispiace ma... ti ho fregata! Oh, forse no. Ok, stavo scherzando, proviamo a vedere in bagno. Nella
vasca. Uffa, però, non è possibile. Gli avevo detto che non poteva uscire dalla stanza, quindi se sei fuori dalla stanza, Ninna, ti consiglio di entrare subito. Anzi, aspettate, guardate qui, c'è lo spioncino. Non mi sembra di vedere nessuno qui. No, 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 non c'è proprio nessuno. Falsacchiotti, ma se Ninna non è nella stanza, ma non è neanche fuori, dov'è nascosta? Aspettate un attimo. Ehi, 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 questa porta io l'avevo vista prima, ma credevo non si potesse aprire. Ma guardate un po' qui, vedete, vedete, è aperta. Mi sa che qui dentro c'è un po' di... fantasma. Oh no, un altro fantasma, no, un altro fantasma, no. Va bene, certo, certo, Ninna, questa volta non mi freghi. Ti ho trovata. Però era un bel nascondiglio, di la verità. Complimenti. Sono stata più brava di te, come sempre. Sì, ma io invece sono stato coraggiosissimo e sono uscito anche fuori dalla stanza con il nostro povero libro che ha visto anche lui fantasmi, poverino. Puoi smetterla? Mi hai svegliato, Ninna. Ah, pensa, io non dormo da questa notte perché il letto è scomodo e perché tu sembri un maiale che russa tutto il giorno. Stai sempre a lamentarti, uffa. Il letto è scomodissimo, non riesco a trovare una posizione comoda. Comunque, buongiorno anche a te. Ehi, buongiorno, io sono da 2 ore che sono sveglia a ascoltarti russare. Buongiorno Ninna. Buongiorno Ninna. Come fai a non sentire la sveglia? Ma stavo sognando di essere in un hotel bellissimo a dormire. In un hotel bellissimo a dormire? Beh, mi sa che quello non era un sogno. Questa è realtà. Wow, ho dormito benissimo, il letto è gigantesco, in più ci sono 2 cuscini per dormire, a casa noi non ce l'abbiamo 2. Ed è troppo comodo, dormirei ancora. Io invece no, perché sai che momento è arrivato? Che momento è arrivato? Beh, ovviamente il momento della colazione. Scusa, non dobbiamo andare a mangiare? No, Matti, prima ci dobbiamo sciacquare e poi ordineremo la colazione in camera. Ok, allora andiamo, sbrighiamoci, non voglio aspettare. Ogni giorno, sempre la stessa mattina. Che noia. Non succede mai niente di nuovo. Lo stesso letto, la stessa camera, la stessa morning routine. Uffa. Però almeno i miei capelli non sono male oggi. Ma che puzza è? Ci sarà stato sicuramente Matti in bagno. Mamma mia. Poi mi tocca pulirlo a me questo bagno. Sempre così, eh. E poi dove sono gli asciugamani? Questo è quello di Matti e i miei non ci sono mai. Sicuramente li usa e poi li mette a lavare perché lui puzza. Mi laverò il viso e lo lascerò asciugare all'aria, visto che non ho nemmeno un asciugamano. Ah, è freddissima! In questa casa non c'è nemmeno l'acqua calda. È ancora fredda. Matti, guarda, pure le ciabatte dell'hotel sono comodissime. Prima di andare in bagno voglio vedere la vista che c'è dal nostro balcone. Wow, è bellissimo. Svegliarsi in un albergo è una cosa davvero fantastica. Quasi quasi mi rimetto a dormire nel nostro salottino, guarda quanto è comodo. Dobbiamo fare la colazione, sbrigati, non riesco più ad aspettare. Ok, ora mi pettino i capelli perché anche se non usciamo per far colazione comunque devono essere sistemati. Ecco qui. Aspetta, in che senso non usciamo a fare colazione? Matti, te l'ho già detto, ordineremo la colazione in camera. Verrà proprio lei da noi, non noi da lei. Ah, e ora un po' d'acqua per sciacquarsi. E poi la cosa bella è che posso scegliere quanti asciugamani voglio, perché qua in hotel sono infiniti. Oh, che bello. Io invece mi andrò a fare una doccia. Stai andando vestito nella doccia. Finito. Che falsacchiotto. Ora andiamo a fare colazione. Ok.
Sfortunatamente è arrivato il momento della colazione. Mi posso consolare mangiando qualcosina. Vediamo un po' cosa c'è qui. Abbiamo del miele. Poi ci sono le mandorle, anche se non mi vanno molto. Poi abbiamo anche dei fiocchi d'avena. Ok, interessante direi. E aspetta un attimo, ma qui ci sono dei crackers aperti. No. Non sono convinto. Non mi interessano queste cose. Voglio mangiare qualcos'altro. Ad esempio della liquirizia. Ma chi mangia la liquirizia a colazione? No, qui no. Questo no. Niente neanche qui. Non ho voglia di niente di queste cose. Non mi piacciono. Abbiamo un sacco di cose. Allora, intanto c'è la focaccia con del pane. Ci sono anche le marmellate, quelle carine, tutte piccoline, chiuse. Che carine, mi piacciono un sacco queste. Poi c'è il succo d'arancia e un caffè. Quello lo berrai tu perché a me non piace. Ma a me piace il caffè. Poi ci sono dei formaggi e del tacchino. E poi dei cornetti buonissimi. Quelli ovviamente sono miei. La cosa che mi piace della colazione in albergo è che puoi fare sia una colazione salata che una colazione dolce. Infatti adesso mi mangerò un pezzo di pizza e poi mi mangerò anche un cornetto. Ma ti stai mangiando tutto così? Io ora mi bevo il succo e poi mi dai quel cornetto perché è mio. Buona colazione. Oh, ecco qui, questa barretta mi piace. Probabilmente sceglierò proprio questa. Sarà una piccola colazione, ma meglio di niente. Matti, hai preparato la colazione? Io volevo qualcosa di buonissimo stamattina. Ma che cosa hai combinato sopra questo tavolo? Ti sembra il modo di tirare fuori tutto dalla credenza e metterlo sul tavolo per fare cosa poi? Ora mi tocca mettere a posto tutto a me. Io non voglio fare queste cose. Odio questa morning routine. Me lo merito, ecco. Io volevo una colazione buonissima preparata da te. Invece tu guarda che hai fatto. Ops. Matti, ma che cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Io sono il presidente di questo hotel e sto lavorando perché devo riuscire a conquistare il mondo! Posso vedere che cosa stai leggendo? Sì, storia, arte, non lo so, l'ho trovato qui! Quindi non stai davvero per conquistare il mondo? No, per niente. Bene, non stai nemmeno lavorando? Sì, sto lavorando, sto lavorando. No, mi disturbi, via, fuori di qui. Tu sei un vero falsacchiotto! Ah, ai, che dolore alla schiena! Mi sa proprio che il nostro letto mi ha fatto male questa notte. Sono stanchissimo, non ho voglia di mettermi al computer. Ma poi che caldo fa in questa stanza? Con tutti questi computer, questa stanza piccolissima diventa una specie di forno. No, non ce la faccio. Sarò anche un falsacchiotto, ma questa volta non ce la faccio a stare al computer. Mi prenderò una piccola pausa. Sì, è già da un minuto che sto qui in postazione. Questa casa è tutta sporca e a chi tocca pulirla? A me, ovviamente, ma non mi va per niente, uffa. Ogni mattina così, non ne posso più. Dovrebbe pulire un po' Matti. Vero, Piadina? Che hai sporcato tutto il divano e ora mi tocca pulire anche quello. Uffa, vivere con due gatti è impossibile. Mi andrò a riposare un pochino sul divano e a vedere un po' di televisione. Oh, Ninna, ma stai pulendo? Sì, perché il divano è sporco. Sì, lo so, però vorrei vedere un po' la TV. Potresti smettere, per favore? Non se ne parla, devo prima pulire perché non pulisco dopo pranzo, hai capito? Ah, sì? E io mi siedo comunque. Ah, che comodità. Cosa stai facendo? Ninna, che cosa stai? Ai! Ah, mi hai fatto maglia, Ninna! Ma che cosa stai facendo? Sei tutta impazzita! Così impari a sporcare tutta la casa. Non mi tocca sempre pulire a me, ecco! Ho capito! Me ne vado! La nostra morning routine in hotel è finita e ora stiamo per uscire. La cosa bella è che qua non dobbiamo nemmeno pulire la stanza. Beh, esatto, la verranno a pulire e noi torneremo stasera qui per fare la night routine. Ora però godiamoci la vacanza. Oh,
oppure possiamo un attimo sdraiarci sul letto e aspettare che arrivi l'ora di pranzo. Sai che ti dico? Ci sto! Invece voi ragazzi, preferite la morning routine in un albergo oppure in casa? Io in albergo, perché ovviamente ti portano la colazione a letto, non devi pulire, hai un sacco di asciugamani, l'albergo è bellissimo. È bellissimo, insomma. Sì, infatti, e poi soprattutto qui in casa non si può stare mai spaparanzati sul divano, perché qualcuno deve pulire. Beh certo, se tu sporchi io poi devo pulire, no? Vabbè, ci vediamo al prossimo video, ciao! E da Mari, e benvenuti in un nuovissimo video! Video! Ho sbattuto! Video! Oggi vi faremo vedere come si dorme. No, non la dovete ascoltare, lei è una falsacchiotta. Dato che siamo in una camera d'albergo, io ti propongo una sfida incredibile. In questi mesi ci stiamo allenando tantissimo con il nascondino, quindi oggi voglio mettere un premio in palio. Okay. Chi riesce a nascondersi per più tempo vincerà 500 euro. Non ho più la voce. Ci so. Io sarò più brava di te. Sappi che quando c'è un premio in palio Matti non perde mai. Mi dispiace, piccolino. Cosa dici? Va bene, inizia tu a contare. Ok, ci sto. Ah, e mi raccomando, ricordate di lasciare un mi piace per altri video di Ninna e Matti. Ok, Ninna, sto contando. Vado? Non guardare. Va bene, chiudo gli occhi. 1, 2, 3. Ti vedo. Sono chiusi. 9, 10, 11, 12. La camera d'albergo è molto piccola, quindi io non so, Ninna, come farà a nascondersi, eh. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Arrivo. Vediamo in quale delle tantissime stanze possiamo andare. C'è un bagno. Ed è finita la camera. No dai, a parte gli scherzi, riuscirò a trovare. Ma no. Com'è possibile? Scusatemi, la stanza è letteralmente minuscola. Come cavolo è possibile che Ninna non c'è? No, ehi, falsacchiotta che non sei altro. Falsacchiotta! No. Houston? Abbiamo un problema. Ma dove cavolo si è andata a nascondere questa? Per caso sei dietro la tenda? Nemmeno dietro la tenda. Oh mamma mia. Questa cosa mi preoccupa molto. Dai, è impossibile che sia dietro ai cuscini. Nemmeno dietro ai cuscini. Ma che cosa sta succedendo? Accendiamo la luce, così vediamo meglio. Vedete, questo è un laser che fa. Ragazzi, ma se Ninna non è nemmeno qui, dove cavolo si è andata a nascondere? Aspetta, forse è nascosta in qualche buco? È possibile che sia in sti posti minuscoli? Qua dietro niente. Niente. Ma io dico, no? È possibile che ogni volta che c'è un premio in palio Ninna deve diventare super competitiva, come se stesse giocando alla finale del nascondino dei nascondini? No, non è possibile. No, mi ha fatto prendere uno spavento. Vieni subito qui. Abbiamo trovato una tenda che si muove, incredibile. Questa tenda si è mossa. Ci hai messo tantissimo, quindi ho già vinto praticamente. Non è vero, falsacchiotta. Mi ha semplicemente fregato il fatto che io ho guardato dietro la tenda. Solo che ho guardato dietro quella tenda. E la tenda in realtà è lunghissima. Comunque, ti ho trovata. E adesso tocca a te contare. Ok, conto. 1. Chiudi gli occhi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrivo. Allora, voi non lo sapete, ma io in realtà sono una spia e devo mettere in atto le mie doti. Quindi, va bene, ti farò ricredere, ma forse potresti aver usato il mio stesso nascondiglio, ma dalla parte opposta. Va bene, potresti essere sul letto. No, confermo che sul letto non ci sei, però mi sa che rimango qua, sai? Dovrai venire tu da me perché è così comodo questo letto. In realtà c'è un posto dove ancora non abbiamo controllato. E non è la poltrona, perché si vedrebbe, Matti. Ma il bagno.
Guardate per riflesso. Ciao ragazzi, vi vedete? Un saluto da Ninna. Dai Matti, devi dirlo, è da Matti. Sei un falsacchiotto tu, ho capito. Ma che nascondiglio è? Intanto ci hai messo quanto me, quindi al momento siamo ancora pari, mia cara Ninna. Sì, vabbè. È vero, eh? Ho usato un nascondiglio a dir poco perfetto. Tu pensavi che io fossi un accappatoio, di' la verità. Beh, con questa maglietta, insomma, arancione, potevi almeno cambiartela. Non ho fatto in tempo. Comunque siamo ancora pari adesso. Tocca a me contare. Va bene, Ninna, sto per contare, vado, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ninna, sto per arrivare. Questo bagno è così giallo. Com'è possibile che sia così giallo? Vediamo un pochino. Non è che per caso sei qui? Ok, ti stai nascondendo così bene che forse sei qua sotto. Comunque, questo era il mio nascondiglio. Dite la verità, è il migliore, vero? Ok, va bene. Ninna, se non ci sono dei posti segreti dentro questo bagno, non c'è proprio. Ciò significa che ritorniamo sempre alla stanza più grande. Ora non voglio perdere assolutamente tempo. Quindi, Ninna, basta nasconderti sempre qua. Ok, ho capito. Cosa intendi. Ok, va bene. Ragazzi, la situazione della stanza è esattamente questa. Sembra davvero tutto così vuoto, tutto così tranquillo. Boh. Sapete che vi dico? C'è un vecchissimo detto che dice: se Matti non trova Ninna, sarà Ninna a venire da Matti. Quindi io ora mi siedo tranquillo sulla poltrona ed eccoci qua. Ok. Bene, bene, bene. Ora sì che mi piace. Ninna, ti sto aspettando! Forza chiottona! Ti ho beccata alla grande! Ma che nascondiglio è? È perfetto! Ninna, ma ti si vede la faccia? Infatti c'era il cuscino davanti. No, vabbè, non ci voglio assolutamente credere. Va bene, mi hai trovata, però ora tocca a me contare. Va bene. Commetto che questa volta non mi troverai mai. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ragazzi, io sono molto brava a contare, secondo me. Cioè, proprio ho una dote. Perché secondo me contare così è molto difficile. E io riesco a farlo, senti. 9, 10. Comunque, Matti, ho finito di contare, quindi... ora ti vengo a cercare, ovviamente. Allora, io ero sul letto, quindi sul letto Matti non potrebbe mai essere. Ma potrebbe essere qua o qua. Matti, la stanza è molto piccola, quindi ti conviene farti trovare, perché mi servono molto quei 500 euro, sai? Devo prendere una cosina molto carina. Potrebbe servirmi. Potresti essere qua sotto, ma non ci sei. Non penso che sotto il tappeto, perché insomma non ci entreresti mai. La poltrona è libera e già praticamente la stanza è finita, quindi abbiamo un problema, Houston. Nella valigia non sei, questa sono io e non sei tu, Matti, quindi insomma. Qua sotto? No. Ragazzi, lo so dov'è, lo so dov'è. Matti! Oh mamma, perché non è qua? Questa cosa mi puzza, ragazzi. Questa cosa mi puzza davvero tanto. Tanto. Matti? Matti, dove sei? Non è che per caso sei qua sotto? Qua sotto ancora? O dentro la doccia? Oh oh. Ok, in tutta la stanza non c'è. Sotto il letto non può essere, perché è molto basso il letto. E secondo me è uscito, ragazzi. Ragazzi, non ci credo. Ho indovinato, ma cosa sta facendo? Cosa stai facendo? Ta-da! Che nascondiglio è? Questo non te l'aspettavi, eh? Dai, sei in mezzo al corridoio, ma... Shh, no, ti dico
solo una cosa a bassa voce. Sì. Qui qualcuno si sta per beccare il premio. Mai. Manca l'ultima manche. Va bene, vediamo. Va bene, Nino. Hai l'ultima possibilità per battermi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venti, sto arrivando. E io so che questa volta ti troverò in un attimo, perché sono troppo veloce. Sono troppo. Ehi, cavolo. No. Questa è attaccata al muro, non la posso strappare. Va bene, ho capito, non sei lì dietro, ma potrei essere al primo nascondiglio. Questa volta hai capito che... Dei rumori strani, ragazzi. Ok, no, tutto sotto controllo comunque. Allora, mia cara Ninnuccia, dove hai deciso di andarti a nascondere? Di sicuro non in bagno. Aspettate un attimo, mi è venuta un'idea. Ninna vuole fregarmi con la mia stessa arma. Si sarà andata a nascondere fuori dalla porta. Adesso io la troverò e la troverò senza problemi, perché sarà dietro la porta. E di sicuro, se mi sbrigo, faccio pure in tempo a trovarla prima di lei, perché lei prima ci ha perso un sacco di tempo. Ha messo tipo 5 interi minuti per trovarmi, mentre ora ne sono passati solo 2. Quindi, mia cara Ninna, sappi che per te è finita. Concludiamo una volta per tutte questo gioco. Oh no. Non c'è nessuno. Questo no. Ninna! No, aspettate un attimo, questa cosa non è normale, ragazzi. Ora mi inizio a preoccupare davvero. Ho controllato tutta la stanza. Ho controllato anche tutto il bagno. E ho guardato anche fuori dalla porta. Oh mio Dio. Io odio queste situazioni, mi fanno venire paura, come se ci fosse qualche fantasma che ha fregato Ninna. No, non so come fare. No, sentite, ragazzi, io ho troppo paura. In questi casi mi sa che è meglio andare a chiamare la reception, perché potrebbe essere stata rapita da qualcuno. Immaginatevi... Ninna? Ah. Ho trovato delle ciabatte bellissime. Ninna mi ha fatto prendere un colpo. Te le volevo far vedere, sono bellissime. Io stavo per chiamare l'hotel, perché tu eri stata rapita. No. Sì, io pensavo tu fossi stata rapita, Ninna. Ma non ci voglio credere. Sono bellissime. Ma Ninna, ma vai. Vabbè, addio. Ma no, addio cosa? Vabbè, ragazzi, Ninna ci ha detto addio senza nemmeno chiedere il premio. In realtà ha vinto lei, cioè io ci ho messo 3 anni a trovarla nell'armadio, anzi non l'ho nemmeno trovata io, è dovuta uscire lei perché io stavo per chiamare l'hotel. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ninna ha vinto il nascondino e io non devo darle i soldi come premio. A posto. In questo momento compariranno sullo schermo di video che sicuramente non avete visto, quindi mi raccomando. I soldi? Ah, perché tu li vuoi? Certo. Uffa, ci avevo quasi creduto. Vabbè, Instagram e TikTok in descrizione. Seguiteci tutti quanti e noi ci vediamo. Ci vediamo al prossimo video. Ora glieli do. Ciao.